che muove dal sociale, possiamo dire così, ha preceduto il momento politico istituzionale. Proprio perché è una elaborazione che avviene durante la guerra antifascista e la guerra di liberazione. E quindi quello che si arriva a chiedere nell'assemblea costituente è un rivoluzionamento complessivo dei rapporti sociali e politici. Dentro questo ovviamente si inserisce con forza tutta la strategia elaborata dal Partito Comunista e quindi la democrazia progressiva di Togliatti, che era di nuovo un elemento di egemonia, perché coinvolgeva non solo i marxisti e i comunisti socialisti e i cattolici democratici, ma per egemonia anche i ricordati liberali, repubblicani e azionisti, in un processo che doveva portare appunto a sviluppare uno stato di tipo nuovo basato su un concetto di emancipazione, di liberazione che facesse leva sui diritti sociali e non solo sui diritti formali della dottrina borghese. Con l'idea appunto che, questo è importante capire, che questa centralità del sociale, del riferimento allo sviluppo di diritti sociali sostanziali, era percepita già nella sua struttura come antitetica agli interessi dell'impresa privata. Cioè questo, anche questo è un, diciamo così, una riflessione prodotta innanzitutto dai comunisti, ma che è diventata egemone, cioè l'impresa privata all'epoca, oggi non più, l'impresa privata è necessariamente non solo asociale, ma è antisociale, certo, per definizione, questo lo riconoscono anche studiosi non marxisti, no? Per esempio nella sociologia economica. E quindi non potendosi fare la rivoluzione bolscevica, perché la costituzione bolscevica, ovviamente la nostra costituzione è una costituzione di compromesso, ovviamente tra forze diverse, però è un compromesso avanzato, perché si poneva al suo fondamento questo elemento: il sociale non può essere piegato agli interessi limitati del capitale. Un grande passo avanti. Minchia. Due parole. In due parole. In questo senso appunto si andava anche oltre, e ci torno dopo, l'impostazione della Costituzione di Weimar, che molti, o sbagliando o manipolando di nuovo, no? Bisogna sempre poi stare attenti con le nostre antenne a capire chi semplicemente dice cose errate o chi lo fa consapevolmente per manipolare le coscienze. Però spesso la nostra Costituzione è associata a quella di Weimar, cosa su cui invece Salvatore è intervenuto tantissime volte per dire che c'è una profonda differenza. Weimar è una Costituzione migliore di altre istituzioni borghesi, ma è una Costituzione che, di nuovo, molto distante dall'impianto della nostra, no? Per una serie di motivi su cui tornerò, se c'è tempo, però basti ricordare che mentre si scriveva la Costituzione, l'impero che si stava trasformando in Repubblica, eccetera, eccetera, massacrava migliaia di comunisti, tra cui Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht. Nei giorni in cui si scrive la Costituzione, quindi già questo qualche pensierino ce lo dovrebbe far bene, ma semmai se c'è tempo ci torno un attimo. Allora, le liberaldemocrazie il concetto stesso di stato di diritto, alla fine, giustamente diceva Salvatore, cosa implicano? Implicano l'idea di una forma di governo che è incentrata sul dominio dall'alto della società, in funzione, si dice, della stabilità, in realtà della stabilità di cosa? Degli interessi innanzitutto della proprietà privata. Certo. E in questo senso i costituenti superano, no? E rifiutano questo impianto e
l'idea appunto della centralità del sociale implica una nuova proposizione anche del concetto di diritto sociale, perché i diritti sociali erano previsti anche nella Costituzione di Weimar, per esempio. Ma l'idea è quella di garantire, no, dei diritti non attraverso una legge, costituzione, delle leggi costituzionali, delle leggi ordinarie, che si limiti a garantire dei diritti individuali con adeguati sistemi sanzionatori, eccetera, ma l'idea è che i diritti sociali si impongono e si difendono solo se coinvolgono, come noi pensiamo e organizziamo, i meccanismi della produzione di valore e della riproduzione, a cominciare dalla messa a disposizione dei servizi collettivi, di utilità sociale, come vogliamo chiamare. E questo significa che ci deve essere un piano condiviso che appunto coinvolge, mette in questione i modi della produzione e della riproduzione, e questo vuol dire mettere le zampe, certo, dove la libera democrazia vuole che non ci si metta, certo, appunto, di nuovo le zampe sugli interessi di coloro che hanno in mano, certo, il potere sulla produzione, che l'impresa capitalistica è da quel dire. Si prospettano allora nuovi rapporti, si dice, no? Di tipo civile, politico, etico, sociale, economico, che vengono, attenzione, questo è un momento importante per capire la differenza della nostra Costituzione e delle altre, che vengono innanzitutto inseriti dove? Nei principi fondamentali. Noi dobbiamo stare attenti a utilizzare questa espressione, perché nel gergo comune, nel dibattito comune, nell'opinione pubblica si sente parlare tanto di diritti fondamentali. Ma i diritti fondamentali ne parla la borghesia a cominciare la rivoluzione francese. I costituenti parlano di principi fondamentali, che è un'altra cosa. Queste cose e molte altre che non abbiamo il tempo di raccontarci sono innanzitutto inserite nei principi fondamentali che aprono, come sapete, il testo della nostra Costituzione. Dove si pone come centrale, no, il nesso fra la garanzia dell'eguaglianza formale e dell'eguaglianza sostanziale, dove la libertà, come si diceva prima, non è il diritto, non è solo un diritto individuale, e dove non è vero che in termini borghesi la mia libertà finisce dove comincia la tua, ma dove l'idea è di una libertà appunto che deve riguardare la collettività ed essere sostanziale e non solo formale. E i principi fondamentali differenziano molto significativamente la nostra carta costituzionale da molte altre carte costituzionali, compresa quella spagnola, se non ricordo male, che si aprono con un preambolo. Cito la spagnola perché è una delle più avanzate dopo quella italiana, che si aprono invece con un preambolo. Anche quella venezuelana una nuova si apre con un preambolo. Questo è importante perché come sempre il linguaggio è importantissimo e la forma del diritto è importantissima, riuscire a capire non è sempre facile, perché sono sofisticatezze molte volte, no? Su cui però giustamente Salvatore ci richiamava all'attenzione, non per l'ingegneria costituzionale, per andare a capire cosa gli ingegneri delle istituzioni si divertono a dire a fare, ma per capire cosa ci sta dietro. Allora un preambolo ha la funzione di qualcosa, di qualcosa che si va a dire come impianto, riferimento generale, no? Potremmo dire, non so, valoriale, eccetera, eccetera, però poi il sodo viene dopo. La nostra Costituzione non è questa la funzione dei principi fondamentali, al contrario, il sodo è dei principi fondamentali, se proprio dobbiamo dirlo in questo modo un po' volgare, no? Cioè, i principi fondamentali contengono non solo generici riferimenti valoriali,
ma contengono tutto l'impianto della carta costituzionale in termini di contenuti e di forme che questa assume. Insomma, ce l'ho qui, questa è la nostra Costituzione, vuol dire il pluricitato articolo 3 secondo comma: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Basterebbe queste due parole: di fatto e effettiva. Qui si parla di sostanza e non solo di forma. Quindi nei principi fondamentali si dice cosa la Repubblica dovrà fare. La Repubblica vuol dire le forze politiche, i parlamentari, i governanti, eccetera. È un impegno sostanziale, no? A andare in una direzione, a sviluppare la democrazia in una determinata direzione. Per questo la nostra Costituzione viene chiamata anche Costituzione Programma, è una cosa che non leggerete mai sui manuali di diritto universitario o a scuola, perché se si può non nominare, i nostri giuristi non la nomino, perché sono tutti anticostituzionalisti, certo. Anticostituzionali, scusate, no? Sì, sì, sì. Dal dottor Sottile, professore Amato, che è uno dei più dichiaratamente, no? Ma anche altri meno. Purtroppo questo è anche un altro nostro problema. Il Presidente della Repubblica è un costituzionalista. Sì, sì, appunto. È anche un altro nostro problema, perché gli accademici, anche quei pochi che c'erano, cioè, sono rimasti due o tre, quelli che sono vicini alle posizioni di Salvatore dell'Albergo e le nostre, tutto il resto sono eversori della Costituzione, come molti giudici della Consulta, ma c'è una certa. Allora, facciamo perdere, come dire, è importante. Però, sì, perché poi c'è il passaggio successivo sul che fare da parte nostra, certo, contro, certo, questi eversori, no? Quindi i principi fondamentali innervano tutto il testo costituzionale, quindi la sua forma e la sua sostanza, e sono connessi, interdipendenti col resto della Costituzione. Quindi se te mi vai a cambiare la forma di governo, mi svuoti i principi fondamentali. Per questo non si può cambiare la seconda parte senza fare a pezzi la prima e i principi fondamentali. La cultura borghese, appunto, l'ideologia giuridica dominante, compresa quella dei professori all'università di diritto, identificano sostanzialmente lo Stato con la forma di governo, mentre quello che era maturato nella riflessione durante la Resistenza, che poi si dispiega nella Costituente, è un'impostazione opposta, no? Anche questo va capito per capire la differenza specifica della nostra carta costituzionale, perché i rapporti sociali vengono anteposti all'organizzazione dello Stato, e vengono anteposti nel testo anche, cioè vengono prima, e vengono prima vuol dire che stanno alla radice, no? Se lo pensiamo come un albero, la radice, il tronco, le foglie e i rami, quelli fanno parte della radice. Secondo, appunto, quanto abbiamo detto, secondo l'idea di una preminenza di una forma di Stato di democrazia sociale, non così come l'abbiamo chiamata, che, se accennava prima, si differenzia dalla pur più avanzata di altre costituzioni di Weimar fatta sotto il governo socialdemocratico. Ricordiamoci che i Freikorps che ammazzano Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht non erano, come si leggeva sull'Unità prima che chiudesse, forse fasciste e naziste, erano i corpi pagati dalla socialdemocrazia, certo. Oltre tutti i soviet che hanno stempiato in quegli anni, si sono formati una serie di soviet, certo, fra l'altro uno in Baviera, per esempio, tutti massacrati nel sangue della socialdemocrazia. Non ci scordiamo questi elementi, ripeto. Nella Costituzione di Weimar invece, se noi andiamo a leggere, vediamo che i rapporti sociali vengono messi dopo, no? Nel testo, e nella sostanza sono comunque formalizzati come subalterni, come condizionati dal primato della sovranità dello Stato come apparato, inteso come insieme di poteri autoritari.
Scusate, per cui era una questione presidenziale. E in questo senso, riprendo quel punto che avevo rimandato prima, il ruolo è vero che gli azionisti, per esempio, no? I rappresentanti del Partito d'Azione subirono l'egemonia dei comunisti, però ci provarono alla Costituente. E ora va di moda citare Calamandrei come se fosse il partigiano numero uno e principale artefice della Costituzione italiana. Manco per il cavolo. Calamandrei si è battuto per tutto quanto ha potuto contro la, per esempio, per fare un esempio, contro le cosiddette norme sui rapporti economici, i già citati articoli 39 e 43 della Costituzione, non a caso, perché il Partito d'Azione è un partito della borghesia. Si chiama d'Azione, dell'Azione, il Partito dell'Azione. E vabbè, qui ci aveva a fare qualche altra battuta, ma lasciamo perso. Giustizia e libertà, ora si chiamano libertà e giustizia. Di Benedetti. Va bene averci di come alleati su certe cose, per stare attenti che vengono da là. Sì. Allora, e quindi l'idea, dicevo, Calamandrea ha sviluppato una battaglia proprio per contrastare questo primato della socialità, no, sull'economia, sugli interessi appunto dell'economia e della proprietà privata, che era alla base della prospettiva delle forze egemoniche della Costituente. E ovviamente per fortuna questa battaglia l'ha persa, perché questi articoli ci siamo riusciti a infilarci, no? La Costituzione, si diceva, una Costituzione programma che affida quindi alla legge, no? E le scelte politiche, il compito di costruire, no? Perseguire, diciamo così, delle finalità di regolazione, di distribuzione attraverso una programmazione democratica dell'economia. Perché la programmazione dell'economia, anche lì stiamo attenti, non è che se c'è una nazionalizzazione o c'è una programmazione vuol dire che c'è elementi di socialismo. Cioè, giusto per citare casa nostra, il fascismo, hai voglia se è un regime che è intervenuto in economia. L'IRI, la partecipazione l'ha fatto lui. Quindi il fatto che lo Stato controlli e pianifichi i programmi, parti più o meno consistenti dell'economia capitalistica, non ha a che fare col socialismo. Questo è bene ricordarci. E nella Costituzione, inoltre, vado a chiudere su questo punto, ecco, un'altra cosa importante ricordarci, che ritroverete anche nel librettino. La nostra Costituzione è detta Costituzione programma, è detta anche questo dai giuristi borghesi, viene riconosciuto, è detta Costituzione rigida.